eccellenza viene con animo sensibile, aperto, volonteroso, grandemente disponibile, ma forse anche carico di qualche preoccupazione e di qualche timore per la sua nuova missione. Non abbia paura, i veneziani l'accolgono con grande simpatia e amicizia. Sapranno capirla, ascoltarla e stimarla, come hanno sempre fatto con tutti i loro pastori. Benvenuto fra noi, benvenuto da parte mia, dei sacerdoti, di tutta la gente che abbiamo qui davanti, che rappresenta le 9 parrocchie del vicariato. Vogliamo ricominciare, vogliamo continuare con lei nel cammino che simbolicamente lei sta compiendo oggi verso la Basilica Cattedrale, dove sono custodite le preziose spoglie dell'Evangelista Marco, discepolo di Cristo e suo annunciatore. Mira, Gambarare, Marano, Borbiago, Oriago, Malcontenta, Cassabioni, comunità oggi riunite nel giorno del Signore, festeggiano questo momento. Molti li vedrà lungo la strada. Grazie di aver accettato di essere pastore in nome di Cristo per noi. Porgo il saluto di tutto il Consiglio Comunale, di coloro che operano per l'ordine pubblico, dei vigili urbani, delle guardie di finanza, dei carabinieri che sono qui presenti, le associazioni che lavorano nel volontariato. Porgo il saluto di chi sta operando in questi giorni, di Mira, che lavora negli ospedali, nella casa dei disabili dell'ANFAS. Un abbraccio sentito verso di lei, cogliendo il messaggio che lei ha lanciato qualche giorno fa sulle pagine del giornale, un messaggio con il quale saluta la sua diocesi. A me è piaciuto moltissimo la sua voglia, e dando importanza alla sua missione, la sua voglia di conoscere tutti. Io voglio ricordarle che lei oggi, fermandosi a Mira, si è soffermato sulla porta di Venezia. Cari amici, nella vita di un uomo ci sono alcuni momenti più importanti di altri, ci sono momenti decisivi che gettano una luce nuova, particolare sulla sua persona e sul suo cammino. Ora, in questi momenti, cosa diventa importante? Diventa molto importante chi ti è vicino e soprattutto chi ti viene incontro, chi ti accoglie. Per questo siete per me da oggi particolarmente importanti e cari voi. Voi che mi venite incontro per primi e voi, ecco, questo è molto importante, ne porterete in qualche modo sempre la responsabilità. Siete i primi ad avermi accolto e quindi ve ne nasce un compito un pochino più grande. Chi può chiedere ad un uomo che fino adesso non vi ha mai incontrato di entrare così prepotentemente nella vostra vita e chi può chiedere a voi di volergli bene? E la stessa cosa è domandata anche a me. Questo ci sta capitando. Umanamente parlando sembra un'impresa impossibile. Più dura che, suppongo, che risalire il Brenta in una giornata di tempesta. E lo sarebbe veramente se dipendesse solo dalle vostre forze
e soprattutto dalle mie forze. Ma qui accade proprio il miracolo che è la Chiesa. Un miracolo che Gesù, morto e risorto per noi, rende possibile oggi. Nella lettera che ha inviato alla nostra Chiesa diocesana ci sono due affermazioni che in modo speciale manifestano il vincolo sacro di comunione che lega da oggi la sua persona a noi, suoi nuovi figli. Ho nel cuore un desiderio dominante, conoscervi uno ad uno. Voi siete la mia nuova casa, la famiglia che mi accoglie e di cui io da oggi avrò cura. Così si esprime l'amore di un padre che vuole conoscere e stare con i suoi figli, con i piccoli, i grandi, i sani, i malati, tutti attorno all'unica mensa per essere nutriti della stessa parola che salva. E del vero pane di vita, il Signore Gesù. Lei viene tra noi nel suo nome e nel suo nome noi l'accogliamo.